Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Io sono Alessandra Angelini, docente di grafica all'Accademia di Belle Arti di Brera e oggi abbiamo la bellissima occasione di dialogare con Laura Tirelli, che è con la professoressa Laura Tirelli, che è presidente dell'Associazione dei 100 Amici del Libro. Un'associazione che è nata negli anni 30 del Novecento e che ha visto praticamente la partecipazione di grandi artisti, letterati, poeti, scrittori, fino ai giorni nostri. Vorrei fare una piccola premessa che mi sembra importante per comprendere proprio il senso del nostro dialogo. Noi oggi siamo qui a parlare del libro d'artista, quindi parliamo di un libro che vede la collaborazione tra due discipline sostanzialmente, letteratura e poesia e arte, creatività artistica visuale. Allora, questa collaborazione è molto particolare. Il libro d'artista in realtà nasce nel 1900 con il libro voluto, editato dal mercante, dal gallerista Ambroise Vollard a Parigi. Il primo libro è stato fatto con le litografie di Pierre Bonnard, quindi artista visivo molto noto, pittore molto noto, e Paul Verlaine, che faceva parte del gruppo dei cosiddetti, altrettanto noto poeta, faceva parte del gruppo dei cosiddetti pittori maledetti. Allora, da qui, da questo momento, nascono tutta una serie di collaborazioni tra artisti, scrittori e poeti, appunto, che arrivano ai giorni nostri. Il libro d'artista si evolve in varie maniere, quindi non solo rapporto tra poesia e arte visiva, ma anche di progetto, quindi altre cose. Quello però di cui parliamo oggi con Laura è proprio il libro che riguarda la relazione tra il poeta, lo scrittore e l'artista, perché è proprio la specificità di questa importante associazione. Per cui io chiedo, poi presento anche Silvia Ceffa, la dottoressa Buongiorno a tutti. che è la segretaria dell'Associazione dei 100 Amici e che si occuperà anche di guidarci nella parte delle proiezioni. Quindi chiedo intanto a Laura se ci vuole dire due parole proprio su come è nata questa associazione e brevemente sulla sua storia, per poi passare magari a vedere proprio immagini degli artisti che hanno lavorato a questi libri. Buongiorno a tutti, grazie Alessandra. E in effetti sono molto felice di poter parlare dei libri d'artista dell'Associazione 100 Amici del Libro, che è un'associazione nata a Firenze nel 1939 per la volontà e il desiderio di un gruppo di bibliofili che volevano ripristinare e portare avanti l'arte del bel libro italiano. Associazioni di questo genere esistevano già in Europa, ma al momento direi che forse una delle più anziane presenti in Europa è proprio la nostra associazione, 100 Amici del Libro, che ha avuto l'aiuto all'inizio di un grandissimo stampatore, che era Giovanni Magdalstein, e questo gli ha permesso di portare subito un livello molto alto del libro. Poi l'associazione ha avuto diverse peripezie, come tutte le cose che succedono nella vita. E da Firenze nel 1977 è stata portata a Milano perché nel frattempo era morto Magdalstein, c'era un po' di crisi, non riuscivano, non si sapeva come andare avanti. E grazie a Giorgio Falck, che è stato Alberto Falck, scusate, che è stato un grande amatore dei libri, in particolare dei manoscritti, dei libri antichi, ma anche dei libri moderni. Grazie alla sua presidenza, che ha tenuto per moltissimi anni fino alla morte, hanno continuato, l'associazione ha continuato a pubblicare libri con grandissimi artisti e anche con testi importanti. Inizialmente i testi erano testi classici, poi si è evoluta la cosa e negli ultimi anni i testi che pubblicano i 100 Amici sono testi inediti di poeti o scrittori famosi. Da Mario Luzi e Zanzotto, potrei citarvene tantissimi poeti che hanno offerto gratuitamente il loro lavoro ai 100 Amici del Libro, delle loro poesie, e con la collaborazione di artisti sempre di altissimo livello. Abbiamo avuto artisti,
come Arnaldo Pomodoro, il Sgro, ma potrei citarne un'infinità, sia dal passato che nel presente. Sono tutti artisti di grandissimo livello che amano fare i libri d'artista, perché questa è una caratteristica dei grandi artisti, e piace molto fare loro, realizzare dei libri d'arte, che non è un libro d'arte, ecco, bisogna fare chiaramente una distinzione molto chiara. Il libro d'artista è un libro unico, originale, creato da un artista con il quale interpreta o comunque legge il testo, e da questo testo ne ricava delle espressioni che non sono però immagini legate solo al testo, sono immagini create dall'artista, magari con tecniche varie. Si passa dall'acquaforte all'acqua tinta, alla xilografia, alla litografia, ci sono moltissime tecniche che vengono usate nella realizzazione del libro d'artista. Ultimamente, negli ultimi anni, abbiamo, la dottoressa Angelini diceva che è l'insieme di due linguaggi, il linguaggio letterario e il linguaggio artistico. L'ultimo libro che abbiamo pubblicato nel 2019, che era il libro per festeggiare gli 80 anni dell'associazione, abbiamo aggiunto un nuovo linguaggio, che è il linguaggio musicale, perché si è riuscito quindi a creare dei libri che danno ampio spazio a tutte le discipline. Vorrei fare una domanda a questo punto a Laura. Tu hai parlato appunto del libro d'artista, molto giustamente hai fatto questa precisazione. Il libro d'artista non è un libro illustrato, è vero? Nel senso che il libro illustrato è un libro che ha una finalità, in genere è commissionato e deve illustrare proprio un testo, mentre invece il libro d'artista lavora su, proprio sentieri anche introspettivi dell'artista. La lettura è molto diversa, è una lettura poetica sostanzialmente, quella che fa l'artista del testo, giusto? Un po' questo, no, che volevi. Molto spesso c'è anche un'intesa tra lo scrittore o il poeta e l'artista, un'intesa anche nella concezione dell'arte, della vita, perché solo così si riesce alle due cose a metterle insieme. Posso fare un esempio di un libro che è stato pubblicato nel 2015, che era un libro, Il giardino è aperto si chiamava, è un libro dove l'artista ha interpretato un testo che raccontava di un giardino, raccontava le emozioni dell'autore che ha scritto il testo, il quale l'artista è riuscita a comprendere le emozioni dello scrittore, e le sue emozioni unite a quelle dello scrittore hanno dato vita a un libro che è veramente unico. Grazie. Laura, vogliamo adesso vedere attraverso le immagini una breve selezione di questi libri, perché in realtà i libri sono molti. Dagli anni 30 ogni anno, vero, è stato pubblicato un libro? Siamo arrivati alla pubblicazione di 55 libri. Quindi sono veramente tanti. Allora, se vogliamo magari vederne qualcuno insieme. Va bene, allora partiamo con la presentazione. Condivido tutto schermo. E se non sbaglio è un percorso un po' storico, nel senso che iniziate a mostrare i primi libri, giusto? Ecco, qui la presentazione inizia con il primo libro, La mente di Torquato Tasso. E Acqueforti di Francesco Occhiappelli. È sicuramente uno dei libri più belli, a mio parere, non perché è il primo, ma soprattutto, a parte il lavoro dell'artista Francesco Chiappelli e La Minta, che è un'opera molto conosciuta, ma perché la carta che è stata usata a quell'epoca, una carta a mano ovviamente, così bella e così piacevole al tatto, alla vista, uguale a quella, non credo che se ne abbiano fatte più. In quegli anni la lavorazione della carta a mano era molto più diffusa di oggi. Ancora oggi riusciamo ad avere della bella carta, ma di questa emozione che ti dà, almeno da me, quando prendo in mano La Minta di Torquato Tasso con le Acqueforti di Chiappelli, è un'emozione fortissima, proprio per la bellezza della carta, perché questo è importante del libro d'artista: la carta, la stampa, la legatura, cioè
è un'opera completa, non deve essere solamente un testo, è molto di più di un semplice testo o di semplici immagini o incisioni, quelle che sono. Quindi qui vediamo Acqueforti di Francesco Chiappelli e il testo è stampato a caratteri mobili, giustamente. Certo. Lo stampatore all'epoca era Marbestein. Marbestein, esatto. Facendo scorrere abbiamo poi Stella variabile di Vittorio Sereni, litografie di Ruggero Savinio. E questo più o meno di che anni, se vogliamo dirlo al pubblico? Questo è degli anni, scusate, ma il mio cane abbaia sempre. Ma questo è bellissimo, sono cose che devono succedere giustamente perché noi siamo tutti collegati online da situazioni diverse e quindi portiamo dentro la nostra vita. Questo deve essere del 42-43, il secondo libro pubblicato. C'era la guerra, no? Quindi c'è stato un breve interruzione, ma neanche tanto perché... Nel 1979. Sì, questo qui sì, ma voglio dire che i libri sono andati avanti, nonostante la guerra, essere pubblicati quasi ogni anno, tranne qualche periodo un po' più difficile. Ecco, in questo caso abbiamo Litografie di Ruggero Savinio e il testo è del poeta, del notissimo poeta Vittorio Sereni. Quindi qui entra il colore già. Ecco, una considerazione, ne approfitto per chiedere questo a Laura. Io ho l'impressione, conoscendo l'associazione, che i 100 amici del libro abbiano proprio attraversato la storia della cultura, dell'arte, della poesia, della letteratura di un intero secolo quasi, perché in Italia, perché dagli anni 30 in poi ci sono proprio testimonianze così diverse. Fanno vedere soprattutto i cambiamenti non solo di tipo intellettuale e culturale, ma anche di tipo tecnico e anche di gusto in un certo senso, no? Non a caso appunto qui abbiamo per esempio il colore che precedentemente era magari meno utilizzato. Sì, ancora oggi ci sono alcuni grafici che deve essere sempre solo bianco e nero, le incisioni oppure le xilografie solo in bianco e nero, mentre invece diciamo che attualmente ci sono anche tecniche innovative che permettono una realizzazione colorata molto, 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 molto bella. Poi, facendo scorrere ancora, troviamo Preludio e canzonette di Umberto Saba, litografie di Sandro Martini. Ecco, questo qui è un libro anche molto particolare, perché diciamo che Martini è intervenuto direttamente sul testo, come potete forse appena appena vedere, senza cancellare il testo, ma lavorando sulla pagina dove era stata stampata la poesia. Ecco, poi, anche in questo caso si nota... Possiamo tornare un momento? Ecco, sì, ecco. Si nota molto bene l'impostazione grafica anche della gabbia del testo, perché il testo è spostato leggermente sulla destra, però è molto compatto, molto raccolto e quindi rispetto poi alla pagina intera esplosiva dell'artista si bilancia molto bene. Quindi c'è una ricerca anche molto forte, una ricerca estetica e di armonia visiva in questi libri, c'è sempre stata. Sicuramente è un impatto immediato che dà l'artista osservando questo libro. Poi troviamo Canti anonimi di Clemente Revora, incisioni di Enrico della Torre. Ecco, questo è un libro delizioso, in misura più piccolo rispetto alla dimensione dei libri in genere che vengono pubblicati dai 100 amici, però è un piccolo gioiellino proprio per la raffinatezza delle incisioni di Enrico della Torre, che sono veramente particolari. Ecco, potete vedere anche a qualche pagina, l'artista ha studiato la sua impostazione proprio per dare un movimento al libro. E possiamo notare anche, qua si vede bene da questa immagine, la sfrangiatura della carta, che è proprio tipica della carta di cotone a mano, cioè fatta a telaio.
E naturalmente questo fatto, come diceva Laura poco fa, la qualità, la preziosità della carta, il fatto che sia fatta a mano, vengono proprio esaltate, evidenziate nel libro d'artista. Non troveremo mai un libro, o quasi mai un libro, con i bordi tagliati meccanicamente, perché la bellezza è anche proprio questa natura che entra anche in questi particolari. Poi Rimanenze di Camillo Sbarbaro, incisioni di Giulia Napoleone. Anche questo è un libro, come potete vedere ogni libro poi è diverso dall'altro, perché diversi sono i testi, diverso è l'artista, ma diventa un unicum, anche se noi ne pubblichiamo 130 copie, 120 o 130 copie, di cui sono ad personam, cioè 100 sono per i soci, se sono 100, e 30 sono per gli artisti, per gli autori e per musei che ce li chiedono. Un nostro libro, un paio di nostri libri sono anche al MoMA di New York, quindi mi siamo molto lieti di essere conosciuti al di fuori dell'Italia. Questa è una tecnica molto complessa che ha usato la Giulia Napoleone, vero Alessandra? Sì, sì, vuoi dire due parole, Laura? Dillo tu, spiega bene questa tecnica. La maniera nera in particolare potrebbe essere paragonata, no? È una maniera nera sostanzialmente. La maniera nera è una tecnica molto particolare, molto difficile e molto lenta, soprattutto perché sostanzialmente la lastra viene granita in modo tale che inchiostrandola sia completamente nera, o nel caso di un inchiostro colorato prende il colore di quell'inchiostro, e poi le parti chiare vengono tutte tirate fuori con dei sistemi di diciamo abrasione della granitura. La granitura crea una serie di puntini che trattengono l'inchiostro, quindi se io abbasso questi puntini l'inchiostro non viene trattenuto, la lastra diventa progressivamente liscia e quindi otteniamo delle tonalità più chiare che dal nero nella scala dei grigi vanno a finire al bianco. È una tecnica veramente estremamente complessa e richiede tanta pazienza, oltre che naturalmente nel caso di Giulia Napoleone una grande creatività, perché questa è un'interpretazione davvero, davvero stupenda del pensiero dello scrittore. Infatti perché un artista possa realizzare un libro d'artista, non solo deve essere un artista che ha la sua originalità, le sue capacità, ma deve essere un bravissimo incisore, cioè deve sapere usare le tecniche dell'incisione. E non sempre succede che un artista che magari è molto bravo a dipingere poi riesce a usare la tecnica dell'incisione se non ha sviluppato tutta una sua esperienza in questo campo. E infatti le incisioni, poi l'artista deve poi lavorare con lo stampatore, perché l'artista fa l'incisione sulla lastra, poi però deve essere stampata questa lastra, e quindi ci deve essere una forte collaborazione tra lo stampatore, che è un tecnico anche lui di grande livello, e l'artista, che insieme realizzano il foglio. Un esempio che posso citarvi è il lavoro che è stato svolto per il libro di Pisgrò con Upiglio. E adesso vedremo il libro di Sgro. È stato un libro molto particolare, per cui Sgro ha lavorato quotidianamente con Opiglio per realizzare il suo libro, perché lui ha cancellato praticamente il testo, ma non ci sono, ecco, forse non vediamo le pagine, non so se riusciamo a vedere, ecco, vedete, però poi ha dovuto realizzare su questa pagina una serie di rilievi che sono difficilissimi nella stampa, molto complessi, non è facile realizzare un libro come questo, ci è voluto il grande Opiglio che è riuscito a farlo. E vorrei fare una domanda a Laura, giusto per dare anche una informazione in più ai nostri partecipanti. Più o meno le misure di questi libri, più o meno, perché per esempio... Mi sembra che 27, 40 per 27 circa, insomma, però non ogni...
ogni artista e ogni decide lui il formato che preferisce. Di solito è l'artista che decide il formato. Però, per esempio, nel caso di Giulia Napoleone, abbiamo, cioè fra Iscro e Napoleone, io conosco entrambi i libri, c'è una differenza forte di formato che non interviene minimamente, anzi, il formato e la misura sono una scelta espressiva dell'artista. Però, per esempio, il libro di Napoleone è più è un 30x45, se non sbaglio. Un po' più grande degli altri, come quel libro di Arnaldo Pomodoro, Silvia, se ti indietro a farlo, quello è un libro che veramente, ecco, non ha, ecco, questo è un libro, allora, è un libro che comprende 7 frammenti di Villa, che è stato un grande amico, è stato un critico d'arte importante, che ha influenzato un periodo della storia dell'arte, e è un grande amico di Arnaldo Pomodoro. Pomodoro ha voluto riportare questi 7 frammenti, sono 7 opinioni di Pomodoro sull'arte, cioè in modo diverso, come lui intendeva l'arte, che erano inediti, non erano mai stati pubblicati. Ma come ha fatto? Noi sono stati poi pubblicati su un piccolo libro che è completo, ma lui ha inciso su delle lastre, il testo, su delle lastre di vario tipo, di rame, di carta, di zinco, di vari tipi, ha inciso i testi. Quindi capite che in mano è stato fatto queste lastre, che sono praticamente delle lastre, dei quadri, ognuno è un quadro. Vedete, si vede sullo sfondo la scrittura, però infatti per questo poi è stato abbinato un libro stampato tra l'altro da Martino Marderstein, che era figlio di Giovanni, che è uno degli ultimi libri che tra l'altro ha fatto Martino Marderstein, e perché poi era possibile facilmente il testo sulla lastra, per noi è stato inciso parola per parola 7 lastre con 7 frammenti. Abbiamo forse qualche problema di audio? Non so, io non mi sentite? Io sento un po' a sbalzi. Un po' anch'io, sì. Silvia condivide. Sì, se anch'io. Vuoi... Io vi sento bene. Ora ti sentiamo bene. Ora sì, ora sentiamo. Devo ripetere il discorso su... No. No. Penso che si sia sentito, comunque c'era qualche piccola ondeggiamento, diciamo. Potrei dire questo, anche aggiungere, sempre diciamo in parallelo a sostegno di quello che dice Laura, che ogni artista nella sua lastra, nel suo lavoro, nel suo libro, mette il suo linguaggio specifico. Questa è chiaramente una scultura, è una lastra scultorea, e sappiamo... proprio come modo di concepire la lastra. Poi abbiamo visto, per esempio, la maniera è molto più pittorica. Scusa Alessandra, l'artista scrittore ha una certa visione, lo scrittore ne ha un'altra. Infatti la bellezza di questa collezione dei libri dei miei amici è proprio per la varietà, non solo del singolo artista, che ognuno è diverso dall'altro ovviamente, ma anche del modo di approccio, perché lo scultore ha un modo di approccio al libro d'artista totalmente diverso dal pittore. Sicuramente. Adesso vedremo un'altra cosa, credo, molto interessante. Andiamo avanti. Allora, tornando leggermente qui, abbiamo Canti barocchi di Lucio Piccolo, litografie di Mimmo Paladino. Ecco, anche questo è un titolo di Paladino, cioè, è come il suo stile si vede molto chiaramente. Non so se hai altre pagine da far vedere. C'è questa qua, sì. E si vede chiaramente, ecco, la sua immagine tipica, il volto, è tipico di Paladino. Quindi lui ha dato proprio la sua impronta su questo libro. I canti barocchi sono piccoli, sono molto piacevoli. Perché è piacevole il fatto che Lucio Piccolo, come ti racconta anche come Lucio Piccolo ha pubblicato. Scusate, faccio una proposta. Interrompiamo un momento perché c'è un problema di secondo me audio. Sì. Riprendiamo immediatamente. Ok. Per l'interruzione, Laura, allora ci vuoi parlare di Mimmo Paladino, di questo suo bellissimo libro? Questo libro è molto bello e tra l'altro è stato realizzato da Ugo Piglio, da Giorgio Piglio, che quindi ha un valore ancora maggiore perché è stato uno dei suoi ultimi lavori per i 100 amici del libro.
Palladino in questo ha dato veramente un'impronta molto personale, nel senso che è riuscito a esprimere quello che è il suo stile pittorico, il suo stile grafico, con dei segni molto netti, molto duri, e il volto, se lo vedrete, ecco i canti barocchi, e questi segni che sono caratteristici di Mimmo Palladino, e anche questo volto che adesso lo vediamo, la pagina successiva, Silvia, per favore, ecco, questo volto che è proprio l'espressione tipica di Mimmo Palladino, quindi ha reso questo libro come un esempio della sua arte. È interessante anche le poesie che sono raccolte in questo libro, che sono le poesie, i canti barocchi di Lucio Piccolo. Lucio Piccolo è un poeta siciliano che è stato scoperto a tarda età da Montale, e quindi è una poesia molto particolare, come era molto particolare Lucio Piccolo, che era un cugino di Tommaso di Lampedusa, quindi diciamo una famiglia di poeti, di scrittori, e lui ha dato veramente in questi canti barocchi un grande senso della sicilianità, e questo è qualcosa che rimane e che Mimmo Palladino, che ha compreso e ha condiviso ovviamente lo spirito di Lucio Piccolo, l'ha reso in questo testo. Ecco, vorrei aggiungere una cosa a proposito del momento della stampa realizzata da Giorgio Piglio. Noi parlavamo di litografie e tra l'altro Giorgio Piglio era un grandissimo amante della litografia su pietra. Infatti queste sono proprio litografie su pietra, non sono litografie su lastre di zinco. Esatto. Io ho avuto la fortuna di frequentare l'atelier di Giorgio Piglio in varie occasioni, ho anche lavorato con lui, in particolare ho visto proprio la realizzazione di una parte di questa cosa, e devo dire che il processo e il procedimento della litografia su pietra antico, originario, è assolutamente unico, e Giorgio era riuscito proprio a rendere al meglio, ecco, anche in questo lavoro, questa tecnica. Questo libro è stato presentato a Mendrisio, dove Giorgio, all'Università di Mendrisio, alla quale Giorgio Piglio ha regalato tutte le sue stampe, le stampe che ha realizzato per i massimi artisti mondiali, non solo italiani o europei, proprio mondiali. E questi massimi artisti, ovviamente, ogni quando realizzavano le stampe, una rimaneva nell'archivio di Piglio. E questo archivio ricchissimo, perché in 40 anni e più di lavoro sono state raccolte, sono state donate all'Università di Mendrisio, e quando è stato presentato questo libro erano in mostra, quindi è stato un evento anche molto interessante, perché si è vista tutto il lavoro di Piglio nella sua carriera, e questo libro particolare, lui aveva già fatto altre stampe di Mimmo Palladino, ma questo in particolare ha dato particolare interesse in quel momento. È un peccato che, diciamo, che questo patrimonio di Piglio sia finito in Svizzera, diciamo, però, perché in Italia non si sapeva dove metterlo, insomma, l'Italia ha già tante cose negli scantinati che non riesce a esporre, e queste sarebbero andate a finire malissimo, queste stampe, questo archivio di Piglio. Per cui però siamo felici nello stesso tempo che siano a Mendrisio, perché sono conservate molto bene in un luogo bellissimo, e quindi valorizzerà sempre il lavoro di Piglio. Facendo scorrere troviamo il volume 5 Esgro di Emilio Esgro, che abbiamo già visto, e arriviamo poi alla Semplice in cerca di spirito di Carlo Gozzi, Acque forti di Tullio Pericoli. Il libro di Pericoli, La Semplice in cerca di spirito, è molto particolare, perché è particolare il testo, è un testo inedito di Carlo Gozzi, che è stato trovato per caso da uno studioso, che è Fabio Soldini, in un archivio, in una villa veneta, che è di proprietà dei discendenti della famiglia Gozzi. Questa biblioteca, in una stanza di questa villa, c'è una grandissima biblioteca, e guardando in questa biblioteca, per puro caso è venuto fuori una cartelletta che conteneva una serie di
articoli, di scritte, di lettere della famiglia, dei fratelli Gozzi, che nessuno aveva mai visto e che non erano mai state neanche pubblicate. Tra questi c'era questo atto unico, che è una commedia campestre molto allegra, che di Carlo Gozzi inedita, che Fabio Soldini ha donato ai 100 amici del libro per essere pubblicata. Tutto il resto del materiale, che era tantissimo, c'erano tantissimi documenti, sono attualmente presso la Biblioteca Marciana di Venezia. E questa storiella abbastanza divertente di una giovane semplice che poi diventa molto astuta, questa è un po' la storia tipica delle commedie dei Gozzi, in particolare di Carlo Gozzi, si svolge è stata scritta per allietare gli ospiti estivi di una villa veneta. Infatti le incisioni di Tullio Pericoli richiamano molto le colline venete, questa grafica ovviamente interpretata, perché questa piccola commedia era una commedia per dilettare le vacanze, la villeggiatura delle nobiltà, dei nobili, della nobiltà veneta dell'epoca. Poi abbiamo Il vero tema di Andrea Zanzotto, incisioni di Joe Tilson. Anche questo è un libro di grande originalità. Tilson è un artista inglese, innamorato dell'Italia, in particolare di Venezia, dove lui passa la sua vita tra Londra e molto spesso è a Venezia. E si vede dal colore che vedete, cioè lui è affascinato dall'arte veneziana. Lui credo che sia uno dei pochi turisti che ha visitato tutte le chiese di Venezia. Le conosce benissimo e ne apprezza in particolare i mosaici, le immagini e i colori. Ecco, questo è per un artista inglese abbastanza originale la cosa, cioè che ama talmente il colore perché ne viene ispirato dal colore veneziano, dai colori che sono a Venezia. E lui ha fatto incisioni nel testo, ma poi ha inventato questa copertina, Silvia se la rimetti prima, sì. Questa copertina che praticamente è una scultura, la copertina, perché vedete, il libro è contenuto in una scatola praticamente in legno, che ha una davanti la parte che vedete anche di alcuni simboli, dove c'è scritto casa, no? La tipica dicitura veneziana, che ha anche che richiama anche i palazzi veneziani, e nel retro si infila il libro, che anche questo con una copertina estremamente colorata, quindi ha una doppia funzione, contiene un libro ed è una scultura. Questa è l'originalità di questo libro. Andiamo avanti, vediamo altro. Poi abbiamo Il giardino aperto di Paolo Cottini, calcografie e xilografie di Alessandra Angelini. Anche questo, come ho detto prima, è un libro molto particolare, perché è un libro di grande emotività, cioè si parla di un giardino particolare che era il giardino di un inglese, di un diplomatico inglese appassionato di giardini, Smithers si chiamava, il quale ha passato, oltre a essere un personaggio interessante, perché era un diplomatico, una persona che ha viaggiato in tutto il mondo, era un grandissimo, come spesso succede per gli inglesi, un grandissimo appassionato di giardini, e lui ha creato un suo giardino particolare vicino a Lugano, dove ha passato gli ultimi anni della sua vita. E lui non era tanto la bellezza intesa come la varietà di come ci sono tanti giardini bellissimi in Italia, in Europa, però questo giardino è particolare perché esprime una filosofia, la filosofia di vita che aveva Smithers, vale a dire che chi è più forte deve proteggere i più deboli. E infatti lui ha creato questo suo giardino pieno di fiori, di colori, di piante di tutte le specie d'Europa e del mondo, perché lui viaggiando tanto ha fatto tanti amici che gli hanno mandato i bulbi da tutte le parti del mondo, quindi c'è una varietà di botanica veramente enorme, ma impostato proprio sulle piante, siccome è a gradoni questo giardino, impostato proprio che le piante più alte sono a protezione delle piante più deboli. Quindi una filosofia di vita che è una filosofia sociale e anche umana, rivolta alle piante.
Poi abbiamo A pelle figlio di Apollo di Luigi Ballerini, incisioni di William Serra. Questo è stato pubblicato nel 2017 ed è anche questo un libro particolare perché Serra ha praticamente fatto un excursus. Serra è un artista di Piacentino e tra l'altro ha un laboratorio dove lui lavora molto particolare perché è in una torre, nei resti di un antico, dell'antica mura della città, quindi è molto particolare il luogo anche dove lui vive, dove lavora ed è particolare lui perché ha una grande originalità creativa. Lui ha messo insieme incisioni, collage, veramente una serie di tecniche basate sempre con una base geografica. Infatti facendo di ogni copertina di questo libro uno diverso dall'altro, per cui i nostri soci hanno un unicum, perché non è solamente le copie del libro, ma anche la copertina che è una diversa dall'altra, basata sempre su queste immagini geografiche, che è stata la sua interpretazione della A pelle figlio di Apollo, che è questo poeta Ballerini, che ha immaginato una specie di agorà, in una piazza dove ognuno poteva esprimere le proprie opinioni, una forma democratica di espressione, richiamando dalla storia personaggi antichi e personaggi moderni. E poi abbiamo L'esilio delle due sponde di Adonis e incisioni di Giovanni Soccol. Questo è l'ultimo, vi dicevo prima, che è il libro con il quale abbiamo festeggiato 80 anni di vita dell'associazione, che ha tre linguaggi. Un linguaggio poetico, che sono le poesie di Adonis. Adonis è un grande poeta, è un poeta siriano-libanese che però vive a Parigi da tantissimi anni. E è un poeta che sente moltissimo il discorso del mare, delle lotte tra una sponda e l'altra del Mediterraneo. E l'artista è Giovanni Soccol, che è un artista veneziano, anche lui vive sul mare. E quindi anche lui questo senso di appartenenza a una realtà particolare, che è quella delle acque. E infatti le poesie di Adonis sono poesie che richiamano proprio non solo lo sfruttamento dei mari, l'immigrazione, cioè temi di grande attualità. Sono state poi interpretate le poesie da un giovane musicista che si chiama Alessandro Ponti, che ha saputo. Lui scrive molte, molte, molte musiche, in particolare per film, ma comunque è abbastanza noto nel campo della musica, Alessandro Ponti, che ha interpretato le poesie creando un brano musicale basato su un coro di voci bianche e strumenti di accompagnamento. E le voci bianche danno un grandissimo, sono di bambini, quindi danno un grandissimo senso di movimento e anche di tragedia del mare. Quindi è un libro anche questo molto particolare che va sentito sul nostro sito, sul sito 100 Amici del Libro, www.100amicidellibro.com. Abbiamo riportato sia la musica che le immagini del libro, quindi chi avrebbe piacere di andarli a sentire, soprattutto la musica che consiglio, perché è un libro con la musica, le poesie e la grafica è davvero abbastanza unico, credo. In programma abbiamo per il 2020, che però adesso siamo un po' in difficoltà data la situazione, un libro con un testo inedito del premio Nobel, che ha avuto il premio Nobel per il 2019, Peter Handke, abbinato al lavoro di uno scultore, Ivan Timer, che è uno scultore a livello internazionale. Lui è originario del Ceco, ma vive anche lui a Parigi, tra Parigi e la Toscana, dove lavora, ed è uno scultore che di fama è abbastanza internazionale. Per esempio, le sue sono le sculture, sono in tutto il mondo, e a Parigi ha fatto ad esempio la scultura che ricorda l'anniversario della Rivoluzione francese. Quindi diciamo che lui interpreta questo brano particolarissimo di Peter Handke con le incisioni, perché lui oltre a essere uno scultore, un incisore, uno scenografo, interpreta queste poesie e poi aggiunge una scultura al libro. Quindi sarà un libro di uno scultore che, come vi dicevo, sono molto diversi dai libri dei pittori, che comunque sono belli tutti, per chi ama i libri d'artista.
Grazie Laura, guarda, siamo entusiasti e non vediamo l'ora di vedere questo nuovo prodotto della creatività multipla. E complimenti davvero ancora ai 100 amici che continuano a promuovere queste meravigliose iniziative riguardanti il libro, riguardanti sostanzialmente la bellezza. Io vorrei farti una domanda e le chiederei, scusate l'intervento tecnico, ma purtroppo siamo costretti, chiederei di spegnere i microfoni mentre... In modo che così siamo più sicuri che le voci siano recepibili. Vorrei fare una domanda a Laura adesso. C'è una novità da raccontare, che i 100 amici del libro hanno una nuova sede ed è una sede, direi, molto molto particolare, giusto? Esatto, noi da 2 anni abbiamo la nostra sede, è presso la Biblioteca Nazionale Braidense, che è un luogo stupefacente, cioè non solo per la ricchezza di questa magnifica biblioteca, ma proprio per l'edificio in sé che comprende, oltre alla Biblioteca Nazionale, la Pinacoteca di Brera e l'Accademia di Brera. Quindi siamo in mezzo a una realtà ricchissima, var e variata. E per questo noi adesso abbiamo anche. L'associazione è diventata un'associazione APS, vale a dire un'associazione che fa parte delle associazioni senza fine di lucro che devono anche avere un ruolo, perché lo prevede anche il nostro statuto, un ruolo di, non solo di comunicazione verso gli altri dei libri d'artista, come per esempio questa conferenza che vi diamo questa comunicazione, ma anche di realizzare delle iniziative che favoriscano in particolare i giovani alla conoscenza e allo sviluppo del libro d'artista. Questo grazie alla professoressa Angelini. Noi abbiamo avremmo organizzato per il 2020, ma che dobbiamo spostare ormai al 2021, una mostra presso l'Accademia di Brera, presso la Biblioteca di Brera, scusate, una mostra di libri d'artista realizzati da un gruppo di studenti del corso di grafica della professoressa Angelini. E quindi è un modo non solo per far conoscere le potenzialità dei giovani, che sono tante, veramente noi abbiamo, grazie anche a Brera, grazie alla tradizione di questa accademia, abbiamo dei giovani che arrivano a dei livelli incredibili di abilità, di spiritualità, e quindi che vanno aiutati e sostenuti. Quindi non solo per far conoscere il lavoro dei giovani, ma anche per invitare i giovani che verranno a visitare questa mostra a partecipare, a iscriversi alla nostra associazione, a partecipare alla diffusione anche loro dei libri d'artista, perché questa tecnica non scompaia, questi libri non scompaiono, perché esistono da 80 anni, ma io spero che vadano avanti ancora, anche perché è un patrimonio comunque di arte, di conoscenza, che non è il caso certo di interrompere. Un discorso che deve continuare. E questa è la finalità che si pone adesso ai 100 amici del libro. Ecco, io ringrazio Laura davvero per il suo intervento. Vorrei aggiungere una cosa a proposito della mostra che ha appena citato riguardante i lavori dei miei studenti, i libri d'artista dei miei studenti. Io mi auguro che possa sicuramente prima o poi essere presentata perché effettivamente i ragazzi hanno lavorato veramente molto bene, come diceva Laura, soprattutto con le tecniche e con il cuore. E questo nella creatività artistica è fondamentale. E mi auguro anche che la collaborazione poi tra i 100 amici del libro e l'Accademia di Belle Arti di Brera possa andare avanti, chiaramente non solo con me, ma anche con tutti gli altri colleghi interessati al discorso del libro d'artista, quindi quelli della scuola di grafica, ma anche colleghi di altre scuole, perché come si diceva, il libro d'artista riguarda la creatività in generale, per cui noi in Accademia abbiamo tante facoltà, pittura, scultura, scenografia, non ne voglio, ce ne sono tante, non vorrei, non posso dirle tutte al momento, ma nuove tecnologie. E quindi mi auguro davvero che questa collaborazione, per la quale ringrazio i 100 amici, possa andare avanti. E quindi io a questo punto ringrazio tutti, Laura, ringrazio Silvia e arrivederci quindi alla prossima mostra, speriamo dal vivo. Arrivederci. Arrivederci.